Allora, dottore, la presentazione teniamo la sua del video. Cosa andremo a fare oggi? Una rappresentazione artistica della pizza. È qualcosa di così italiano che veramente è vergognoso. Un saluto ai francesi. Prenderemo 4 di queste pizze che poi non sono altro che delle semplici margherite, che semplice è dir poco perché comunque parliamo sempre di margherita. Andremo a disporre ben 4 strati. Il primo strato andrà cosparso con crocchette di patate con patatine fritte. Andiamo a vederle. Andiamo a vederle. Un chilo di patate più 600 grammi di crocchette. Il primo strato è andato, andiamo al secondo. Sul secondo strato andremo a posizionare quelle che non sono altro che delle graziosissime burratine. Ovviamente anche qui patatine, cose, sughi, eccetera eccetera. Ma arriviamo al terzo, che è quello più succulento. Andremo a posizionare 850 grammi di purissimo zola. Qui non andremo a togliere nemmeno la crosta, nemmeno la stagnola togliamo. E manca ancora l'ultimo strato. L'ultimo strato, lo strato bonus, andiamo a metterci del cioccolato al cappuccino. Non è vero, no, stiamo scherzando. Questo è per perché dovete sapere che l'ultimo strato la pizza non verrà così, verrà ribaltata. Quindi noi andremo a condire il retro della pizza creando un'altra pizza. Ci andremo a mettere del pesto rosso, del formaggio, possibilmente useremo dei tomini e peperoni western. Benvenuti nella mia cucina. Allora, quindi adesso abbiamo ancora un 20 minuti per le patatine. Poi riscalderemo le pizze. Ok, andiamo al di sotto a prendere le cose. Lui è molto bello. Per la prima volta filmeremo la casa di Giacomo. Allora, lei è Nami. Allora, prendiamo quelli che potrebbero essere i piatti. Guardali lì, sono 4 giusti. Ecco qua i nostri piatti. Belli, puliti. Eccolo. Proprio lei. Questa è perfetta. Torniamo di sopra. A che punto siamo, dottori? Quanto era? Siamo a 2.50. 20 minuti, 15 minuti. Oh, che belli. 5 minuti. Non so perché io stia facendo questa cosa, però è bello. Le rende più gustose sicuramente. E poi guardi che belle che sono. Il Mogano ha veramente un fascino irresistibile. Allora, è il momento di vestirci per la festa. Com'è, dottore? Ci siamo? Pronto? Stiamo per assemblare il primo strato. Il primo strato. Questa lampada è incrociata come la mia anima. Andiamo a posizionare i nostri elementi con candore, possibilmente con giudizio. Ma cosa basta queste crocchette? È troppo. Strato di salse? Cosa ne dite? E del formaggio in questo strato ce l'abbiamo? Le piace il pan di latte, dottore? Buonissimo. Latte per anche lo strato. Mi sembra giusto. Secondo strato. Cosa c'è in questo secondo strato, dottore? Parmigiana di melanzane. Ma se ci mettessimo del ketchup qua dentro? Si sposa male. Nel secondo strato. Della maionese. La maionese potrebbe aiutare. Fluidifica. Mm-mm. C'è della salsa yogurt, c'è dell'altra sena. Se mettessimo questa salsa. Buona, vai. Dottore, quella salsa gli penso da. Aperta da troppo. Un anno forse. Allora no. Abbondanti cucchiaiate. Siamo generosi. Ovviamente le patatine non le metteremo nello strato del gorgonzola, in quanto ci sembrava. Siamo dei puristi. Abbiamo abbastanza cose. Strati. Ci sono ancora le burrate. Cazzo no! Qua. Sì. Terzo strato! Sopra, e lui riparte un altro strato. Oddio! Togliamo la stagnola, però aspetta. Con le mani. Allora. Schiacci. Nessuno deve sapere. Si sta sciogliendo, raga. Guardalo! No, oh, sta cadendo la burrata qua dietro. Facciamola! Presto! Melanzane! Presto! Sta collassando su se stessa come una stella di neutroni. Altro formaggio, manca del formaggio! 40 gigi di formaggio! Mamma il pesto! Le patatine! Dobbiamo glassarla! Io metterei dell'origano. No, dottore, la rovina! Mi sembra troppo! Ha ragione. Eviti, inforniamola. Guarda quanto è piegato il cartone. Vai, io non vorrei pesarla questa roba. Almeno 4-5 kg. Oh no, 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 no. Ecco, bravo, dottore. La rimetta dentro. Io porterei questo in tavola. Sì. Dobbiamo avere, esatto, un sottopentola. Siamo questo. Bello con questo. Una babusca rossa. Mica sei inguardabile. Con le calze, calci con le calze da donna. Queste cazzo di ciabattine. Siamo pronti? Aspetta. Il taglio della torta. È pronto? Vada, vada. Vedi la ferma, dentro la ferma. Non prendere proprio il tavolo. Sembra molto solida, Quel gorgonzola ha assunto una solidità incredibile. Raga, ci siamo quasi, questo è l'ultimo taglio. Raga, non capisco se sono arrivato al fondo o se c'è un altro strato. Grazie. Sono tagliato bene al centro. Infatti ci deve essere un altro strato di gorgonzola. Scarichi, scarichi. Cristo santo, ragazzi.
giusto. Oh là! Belli light! La sua la vedo un po'. È scarna la mia, la raga. Vedo un po' scarna, dottore. Recuperi. Se ne fa. Andiamo? Siamo pronti? Via! Buon appetito! Raga, ma la forchetta, no. Non so da dove partire. Cos'è quel grumo di formaggio? Diciamo un attimo la spesa di questa roba qua. Non vi ridiremo mai quanto tiene spesa allora. Tutta la spesa è 42 euro. Più i 10 euro di Zola, quindi 52. Sono 13 euro a testa. Dottore, lei sta andando alla grande proprio. Mi è proprio venuta sete. Che un brindisi. Ah, la pizzorgia. Ma sì, lo schifo. Me ne sto male. No, dottore. Non te la ripeto. Non deve la candiera, non deve la candiera. Cazzo, il dottor Crestani sta dando dei colpi forti, eh. È vero, anche lui. Guarda qua. Non è possibile. Che bello spaccato a sono mio Zola. Stava risalendo. No. No. Mi verserebbe della limonzola? Dottore, bisogna essere preparati. Mi sento come quando mi sono detto prima d'ora. Cioè, questo è tipo tossaggio livello extreme. No! Questa è la tosta. Ma sai che la limonzola mi aiuta molto? Così grassa. Raga, non no. Ti faccio domande. Dottore, è arrivata la fine, non può mollare, cazzo! Respiri e la uccida. Dottore, lei può farcela. Ah, Dio mio. Non avete idea di quanto mi sembrino pesanti questi miseri pezzetti. Ah, cazzo. Oh mio Dio. L'ottavino, la pizza ottaviana. È burro su burro, raga. So che se butto dentro questo pezzo di peperone ritrovo tutto questo. No, basta, mi sono fermato. Cedo. Mi ho reso conto della partita. Raga, sono arrivato qui e ho rinunciato. Non ce la posso più fare. Il dottore arriva in quarta posizione. Sì, ma è la chilata la più grossa di tutte le chilate. Sì, però... sì, è sempre una gara che c'è la più grossa. Il dottore che sta cercando di battermi, ma come vedete... Con calma, con calma. Dottore... Se posso chiedere altra limonzola? Certo. Ah, gliela faccio carico. Dottore, però lei l'ha ammazzata bene. Però lei è il nostro formaggio. Dottore, ho sbagliato tutto. È rimasta la parte più devastante adesso. Siamo agli antipodi, eh? Non lo voglio al secondo posto. Dovete farmi una promessa, però. Se non dovessi farcela. Dite alla mia famiglia. Di cosa dobbiamo dire tanto famiglia? Io che è successo così. Dottore, posso usare la sua crosta? È lì. Per lì, è lì per lei. Formaggio, grazie. Oh, raga, devo scorreggiare. La saranno 10 forchettate. Però è ancora più avanti il Jack. Allora, solo a dire sto vergonzola. Lascio solo perché non lo voglio dire rovinare. Cos'è stato quel pezzo? Non ti servite rischiato. Wow. Ragazzi. No. No, non puoi stare in cos'è male. Stato? Io non so cosa fate voi, ma dopo mi vado a fare una passeggiata. Ma anche no. Io non muoio. No, non vado più. Ma sembra un animale che sa di fare una pozza nel deserto. Sì, un lama, un alcino. Soprattutto i lama e le alci nel deserto. Esatto. Ah, che Dio ti prenda, dottor Chirici. Tu la pizza che devo mangiare, le dai un cacao. Alexa, riproduci Boogeyman. Ecco una stazione che potrebbe essere Eminem. Perché fa quel cazzo che vuole? Alexa, riproduci Boogeyman. Boogeyman. Inizia. Il Pino Daniele. Cosa ha messo? Andrai lì, prendici mia. Perché c'è un peperone qui? Sono solo un mondo. Dove c'è arrivato? Manca ancora troppo formaggio. Ma so come affrontare i miei nemici. Diluendoli con la limonzola. A piena parità, eh. Ah!
Il dottore vince perché il dottore non teme lo sbocco. Oh, comunque io sto mangiando anche la sua. No, ma dottore, lei è chiaramente vincitore di questa prova. Non la ancora. Andrò di burrata adesso. È così che è arrivato a capo. Non importa quanto fa male. Non importa, ragazzo. Cosa? Ah, ho capito. Accendi il tornio. Mastica e respira. No, no, ha bisogno di una rinfrescatina. Oh, però abbiamo sempre una precisione devastante. Arriviamo sempre a star male. Manca un niente per dire. Sì, roba che se noi avessimo messo un pezzo di formaggio in meno l'avremmo finita. Raga, credo di essere arrivato. Dottor Cristal rimane in silenzio. Ho mangiato una proteina mentre mi aspetta il mezzo di questa mia. Beh, dottore, è stata una lotta devastante. Bene, ora andiamo a morire.